Dolci super tranquilli, Bentornati. bentornati. Con queste gloriose buste della spesa ci stiamo dirigendo a fare la spesa nell'orto. Cosa andiamo a spesare Cosa oggi? andiamo a spesare? Facciamo delle ipotesi. Te lo dico I io. cavoli? Cavoli. No, non No. sono ancora pronti. Le cipolle. Devono ancora fiorire. I pomodori. Devono ancora crescere. E allora cosa? Lo Dillo tu, Pippi, dillo dico tanto. io. Sì. Le fave et Et i piselli. i piselli. Oggi spesona di legumi. Legumi. Le mangeremo? No. Non prima di aver tenuto da conto il seme. Il seme. Perché se non teniamo da conto il seme, come potremo l'anno prossimo rifare una coltivazione? Quindi non dovremo mangiare tutto, No. ma solo quello che avanza dalla selezione del seme. Da un lato possiamo vedere il lavoro fatto con il vecespugliatore nello scorso episodio che qui ci risolve la vita e dall'altro vediamo che dobbiamo ancora farlo da tutta l'altra parte. Qui dove avevamo usato la piccola fresa ci ha piovuto sopra e si è ricompattato alla grande, quindi è un lavoro che sarà tutto da rifare. In compenso, i pomodori che sembravano affaticati si stanno ambientando, ma di qua i pomodori che abbiamo messo nel momento giusto stanno diventando delle sberloffie, pieni di fiori. Che belli! Dovremmo legarli. Sì. Guarda il mais, Pippi. Mamma mia, che Guarda bello! che gioia. Bellissimo. Pure le cipolle, come sono belle! Guarda i peperoni, Pippi. Guarda che cipollazze. Bello, bello, bello! Finalmente un po' di cipolle che dici, oh, questo è il corpo di una cipolla, questa è la fisicità di una cipolla. Guarda, guarda il mais, va il pandur. Allora, ad esempio, in questo caso abbiamo due mais bellissimi, questo e questo. A malincuore uno lo devo togliere. Magari senza sradicarlo perché sennò l'altro ne soffre, però l'ideale sarebbe tagliarlo, ma un allettamento così è indispensabile per quanto brutale, perché il mais ha bisogno di un po' di individualità per produrre. Se due piante sono vicine in questo modo vanno bene, ma due così tanto ravvicinate, per la nostra esperienza è eccessivo. E che dire di questi girasoli che incominciano a erigersi? In tutto questo non dobbiamo dimenticare che le erbe stanno crescendo e sarebbe ora di un diserbino manuale. Attenzione, ecco i fagiolini ricevuti dai dolci sgarabatti che stanno crescendo abbondantemente. Che Oh! belli! Guarda i fiori! Dai che rischiamo di mangiarci dei fagiolini. Qui c'erano anche quelli di Francesco, di Frank. No, sono sull'altra fila. L'altra. Questi sono tutti sgarabatti, i ciabattoni. Ciao, buono! Che belli! Guarda Che belle! che vigore, Sì! foglie sane, Vai fino a su! fino a Fino a su, su! che gioia, Su! Sai che... sarebbe carino se cominciassero a crescere lungo qui, dici tanto Pippi. Dopo tanti giorni iniziava veramente a mancarmi l'orto, ero in uno stato quasi di tristezza. Però tornare dopo diversi giorni è una gioia, perché si vede la crescita che venendo tutti i giorni non riesci a notare. Crescita che possiamo testimoniare in questa fila, con i girasoli che arrivano a una certa altezza, con il mais che cresce tanto e ovunque, con queste verze che incominciano a voler creare una pallina ed è pazzesco, oh, con questo aracno stupefacente. Ed è un archetipo questo delle verze, perché noi le abbiamo piantate sperando di farci il seme. E solo tre piante si sono lanciate come delle matte a cercare di fare la semente,
piante che purtroppo dovremmo scartare, perché la maggior parte delle altre si sta mettendo a fare la produzione. Quindi questa, che si lanciava come pianta madre, ha avuto un impulso che non ci conviene selezionare, visto che le sue sorelle sono belle piazzate con grosso calibro. Guarda che calibro, guarda che calibrone. Allora, su questa fila dovremmo incominciare a diradare il mais. Eh sì. Ma attenzione, ecco le zucchine. Guarda quanti fiori. Anche queste sono le zucchine ricevute dai dolci sgaravatti. Guarda, doppio. Fiore doppio. Una zucchina abortita. Per adesso non ci sono frutti. No. Almeno su questa. No. Però ci sono molti fiori maschio. Direi che con questa piovosità è anche abbastanza normale che fatichino a impollinarsi. Qui purtroppo incominciamo a vedere delle tracce chiare di virosi. Qui no, qui sì. Alcune varietà, tipo questa, no, risultano a prima occhiata più resistenti, altre tipo questa meno. Dovremmo fare poi un controllo per risalire a quale varietà sta manifestandosi resistente e quale no. Ma guarda che girasoli. Pazzesco, stanno facendo, ci stanno preparando il fiore. Beh, tipo in questi due mais, tu quale sceglieresti da far sopravvivere? Questo. Confermo. Allora, con una mano sul cuore e anche l'altra, tra questi due terrei quello. Terresti questo? Questo qui col grillo. Uh-huh. E allora? Ma sì. Allora Pippi, facciamo una diradata lampo? Si carica? Sì. Pronta? Sì. Fai un bel clap. No, non era bello. No. Una cosa interessante da osservare è che noi abbiamo messo sempre due semi dello stesso tipo, quindi due semi viola nella stessa postarella, due semi verdi, due semi rossi, eccetera. In questo caso abbiamo una pianta che ci sta facendo il fusto viola, quindi che sviluppa un pigmento fenotipico riconoscibile, e quest'altra che è verde, è pallida, è chiara. E qui diventa totalmente arbitrario scegliere quale portare avanti. Noi siamo degli estimatori della cromia e di conseguenza teniamo questa violetta e scartiamo l'altra. Ripeto, è una cosa totalmente arbitraria e sono anche queste le scelte che portano alla selezione di una popolazione diversa qui rispetto a quella nell'orto che potrebbe fare qualcun altro altrove. In un caso come questo io direi il contrario. Questa di sinistra è talmente bella che, per quanto pallida, vince su quella di destra che, per quanto colorata, la salutiamo con una mano sul cuore e anche l'altra. E diserbiamo. E diserbiamo tanto. Ma a questo punto andiamo direttamente al lavoro finito. Ed ecco che la diserbazio è avvenuta in maniera grossolana. Non ci siamo messi a togliere le gramigne, ci siamo messi soltanto a togliere le piante più grosse, farinelli e questi che non riesco bene a identificare al momento, però sono quelli che prevalentemente togliamo. E abbiamo finito di diradare il mais, che come si vede ora è molto più ariaggiato, è al 50% più spazioso. Abbiamo tolto le tre verde in fioritura precoce e, arrivati a questo punto, dovremmo, volendo, diradare anche i girasoli, cosa che in realtà pensiamo di non fare, però il discorso zucchine va preso per le corna subito. Quindi adesso facciamo un bel giro e controlliamo chi si comporta bene e chi no rispetto ai nostri gusti. Ad esempio, questa è una fogliolina che incomincia già a manifestare
quella che noi identifichiamo come l'inizio della virosi per questo tipo di foglia che si arriccia sul bordo. Quindi questa sarebbe una pianta da togliere, perché già sappiamo in che direzione sta andando. Questa ad esempio invece ha la pagina fogliare ampia, ben aperta, e sembra di no, teniamola monitorata, però certamente questa adesso non è che la strappiamo. Quindi anche se non dovessimo riuscire a recuperare chi sono le varietà di partenza, uno può fare la stessa cosa, compra un tot di varietà, le semina e poi va semplicemente a osservare chi si comporta bene rispetto a quello che ci interessa. Questa pianta anche ci sembra che stia mantenendo la pagina fogliare distesa e per adesso la lasciamo. Quest'altra è archetipica, vedi quanto si sta accartocciando, vedi quanto la foglia incomincia ad affilarsi come se fosse stata quasi irrorata di acido. Questo è ai miei occhi, per come ormai conosco il tema, è un tratto fenotipico chiaro che ci fa capire che stiamo andando verso quella direzione. Qui anche si vede molto bene, vedi come si affila, come la pagina collassa su se stessa, e quindi anche questa via. In questi anni ci stiamo trovando ripetutamente, sistematicamente, a fare delle grandi decimazioni in maniera molto spietata. Poi troviamo una pianta come questa, che invece ha la pagina fogliare normale, e la lasciamo. E per quanto spietato è l'estirpazione, vale la gioia di quello che selezioniamo e che poi monitoriamo. Questa la possiamo lasciare. Questa già la vedo che sta strozzandosi e quindi via. E questa anche si vede da questa. Ripeto, questi sono i tratti fenotipici che osservo in maniera arbitraria e sono ormai la mia bussola, ma potrei starmi sbagliando, potrei, però per quello che ho osservato queste qui è meglio scartarle, quindi Pippi scartale tanto. Magari i fiori li possiamo mangiare? Potremmo, sì. Allora sì. Prima raccolgo i fiori e poi, va bene. E poi la scarto. Va bene. Allora, mentre Pippi raccoglie i fiori, che in realtà sono belli e buoni. Pure profumati. Ah, vero? Gloriosi. Mentre Pippi raccoglie i fiori, sì. Io faccio un rapido check, per cui le superstiti attualmente sono 1, 2, 3, 4 varietà, che su le 12 di partenza sembrano poche, ma in realtà non sono neanche così tanto poche, sono il 30% sopravvissute. Le monitoreremo, continueremo a seguirle per vedere come si comportano. Se dovessero rimanere sane fino alla fine della loro vita, se dovessimo riuscire a raccoglierne i semi, potrebbe essere l'inizio di una progenie più resistente alla virosi. E quindi, adesso che abbiamo fatto il lavorino qui, nonostante i piselli siano lì che ci aspettano, passiamo a diserbare quest'altra fila. Anche qui non stiamo a concentrarci tanto sulle gramigne, ma sulla roba grossa, che adesso oggettivamente vediamo essere in mezzo rispetto alle nostre cipolline. Tipo questa tenera cipollina, come poteva crescere sana con un rozzo di roba del genere che gli toglie la luce? Questa è la competizione impari di secoli, millenni di selezione naturale che le erbe spontanee hanno fatto senza nessun tipo di ostacolo, e dall'altra parte le piante coltivate si sono imborghesite, si sono viziate. Beh, sono state selezionate per altri caratteri invece che per la resistenza. Sì, ma anche perché sono sempre state poi aiutate. Il fatto di diserbarle sempre le ha portate a non dover mantenere quella rusticità selvatica, perché comunque sanno che arriva la mano dell'uomo, e se non arriva sfociamo nell'orribile non fare, che sfocia a sua volta nel abbandono. Invece noi non abbandoniamo. Noi non abbandoniamo. Proviamo a non abbandonare. E guarda già com'è più bellina la parcellina. Va sti pomodori. Va che rozzi. Il fatto di togliere le piante con la virosi è utile anche per cercare di mantenere sane le altre piante che potrebbero prendersela, come ad esempio i pomodori. Visto che questa simpatica virosi della zucchina
sembra essere contagiosa. Ma secondo te, se tocchi le piante di zucchina con le mani, delle piante con la virosi, e poi tocchi tutte le altre piante? Che io sappia, serve un insettino tipo un afide che ferisce e ferisce entrambe. Quindi finché siamo così a contatto non dovrebbe succedere. Però la precauzione non è mai troppa. Un grappolo di fiori di fagiolini che arriva. Ah, che belle. Mamma mia. Anche queste vanno verso il cielo. Sì, se non leghiamo i pomodori adesso poi ci scappano, quindi mi raccomando. Ci scappano. Impegniamoci a farlo il prima possibile. Facciamo un tappo. E quindi qui facciamo la stessa cosa e la facciamo per tutta la fila. Ed ecco che anche qui l'operazione è compiuta, le cipolle si vedono, i mais sono stati diradati. Possiamo anche conteggiare la presenza dei fagioli su quasi tutti i palchi. I peperoni, nonostante tutta quest'acqua, si stanno ben piazzando e adesso con questo diserbo prenderanno più luce e questo li aiuterà sicuramente a fruttificare. In questo contesto ci potremmo dire, vabbè, ma diserbare è noioso, non abbiamo voglia di spendere questo tempo a fare questa operazione che si potrebbe forse evitare. La nostra risposta è ni, che sfocia verso il no, nel senso che almeno un intervento di diserbo manuale, almeno grossolano, così come lo stiamo facendo noi, almeno una volta nel ciclo di coltivazione di una pianta ci vuole, almeno per dare alle piante coltivate quel po' di vantaggio affinché le erbe non le soffochino. L'ideale sarebbe seguire questo diserbo con uno zappettamento che non possiamo fare perché la terra è troppo bagnata a causa delle tante piogge, e dopo l'ipotetico zappettamento l'ideale sarebbe una grossa pacciamatura, ma adesso ci dobbiamo accontentare per cause di forza maggiore e anche perché la nostra attenzione è attirata da qualcosa di estremamente glorioso. Questa è la fila di pura cipolla di Alife, coltivata l'anno scorso con tanto amore dal dolce Sergio, e questi sono i bulbi che abbiamo selezionato. Ma è pazzesco! Sì. No, sono troppo belli. Vediamo geometrie ricorsive, sezioni auree. Sembrano pompon di nuvole. E sono profumatissimi. Non so tanto. Il sentore cipollino è alle stelle qui. Mi dispiace non vedere le api intente a impollinare. Beh, forse adesso è caldo, magari la mattina. No, di solito è proprio col caldo che impollinano. Ah sì? Di solito sì. Alcuni boccioli sono ancora chiusi, o meglio, alcune infiorescenze hanno ancora i boccioli chiusi, e altre stanno incominciando, quindi diciamo che è l'inizio della fioritura. Gli stami sembrano verdini, quindi ancora non carichi di polline, quindi ci può stare il fatto che non siano ancora tanto attraenti per gli impollinatori. No, la cosa che mi piace pensare quando guardo questa fila è a tutti i ragazzi del gruppo della sovranità sementiera che hanno i bulbi sorelli e che in questo momento c'è la fioritura sincronizzata qui e nel resto d'Italia. E nel resto del territorio italico, sì.